capite, ha molto a che vedere con l'arte, in particolare con la musica, e quello che è la prospettiva che si apre davanti alla medicina. Certamente a questo porta un contributo il nostro caro amico, collega Nader Butto, che molti di voi conoscono, che stasera è qua. Una sua complessa teoria di fisiologia umana. Buonasera a tutti, grazie per l'invito, sono molto felice di essere con voi e sono felice di parlare di musica, di parlare di vibrazioni, di parlare in realtà della nostra realtà, perché tutta la nostra realtà è vibrazione. Quindi nel cambiare la frequenza energetica puoi cambiare la materia. Quindi quello che noi vediamo nel nostro corpo fisico in realtà è una manifestazione di quello che c'è nell'anima. Il solo 4% del nostro universo è fatto da materia e il 73% della nostra essenza è anima. Il 23% della nostra essenza è psiche e il 4% è corpo. Qualsiasi cambiamento nella psiche può incidere sul corpo e qualsiasi cambiamento nel corpo può incidere sulla psiche. E nel momento che siamo connessi, la sua informazione diventa da me, viene da me. Cosa faccio? Canalizzo questa informazione attraverso il mio cervello e comincio a ricordare quello che è avvenuto dalla persona. Quindi possiamo attraverso questo sistema canalizzare l'informazione e possiamo, e lo uso anche in ospedale per fare diagnosi anche fisica. E la musica può diventare un mezzo ausiliare per accelerare il ritmo della guarigione e non essere una modalità di guarigione. Ha anche questa caratteristica di essere, come Ilaria Visentin, un musicista. Stasera lo sentiremo anche suonare. Abbiamo Manuela Ravaglioli, che è una cantante e che è anche una terapeuta. Lei lavora con la voce per scoprire che ciascuno di noi porta una nota di base, un suono di base. Guardando e sentendo, comunque noi vertiamo tutto attraverso la pelle, quindi è il nostro canale, no? Come appunto diceva anche prima Nader. Emiliano Toso è un giovane biologo e anche un musicista. Ha sviluppato una teoria di cui lui ci parlerà e che è molto vicina a quello di cui ci siamo parlati stasera. Translational Music è diventato il mio nuovo progetto, che è un mare di cellule, le cellule del nostro corpo e noi cellule di un magnifico organismo come qui questa sera e anche di un più grande organismo che è l'umanità. E da queste cellule mi immagino che partano delle vibrazioni che si possono tradurre in musica e questa musica va nel cielo e si può diffondere in modo leggero e molto veloce a tutto il mondo. Dopo la grande scoperta del genoma, dal quale pensavamo di trarre tutte le informazioni che sarebbero servite a capire ogni mistero, ogni segreto. Ma il problema è che anche del 10% in cui ci abbiamo capito qualcosa, abbiamo poi visto, fortunatamente, che l'ambiente può interagire in maniera molto pesante su quei geni di cui abbiamo capito la sequenza. Qui c'è da chiedersi con quale presunzione si possa definire che una cosa che tu non riesci a capire o a misurare sia spazzatura, magari invece è la cosa più importante, ma che appunto è ineffabile. Noi stiamo parlando di una risonanza fra corpo, psiche e anima. E quindi questo è il messaggio che mi è arrivato dall'epigenetica, di come noi possiamo in qualsiasi momento modulare, accendere e spegnere i geni del nostro DNA che possono portarci a determinate caratteristiche di salute. Cioè il gene è veramente un substrato sul quale la relazione conta di più. Siamo venuti su questa terra per imparare ad amare. Quindi chiaro, se siamo venuti a fare aggiornamento ci sono delle difficoltà, ci sono degli ostacoli, ci sono dei problemi che sono dei stimoli di crescita ed evoluzione. Quindi abbiamo
una risonanza e abbiamo una vitalità. Molti di noi con una preghiera, con un canto, sente che siamo parte di qualcosa di più grande. Pensate che la musica tocca l'energia, se c'è in questa energia un stato di dissonanza, la giusta. Questo potrebbe farci capire come mai l'arte accompagni l'uomo fin dalla sua inizio della sua storia. Questo ci fa riflettere che in realtà la salute è un concetto tutto diverso, che dobbiamo guardarlo per capire come fa la psiche ad agire sul corpo per mantenere la salute o per formare la malattia. E quindi la bellezza dell'umanità è che ognuno di noi con la sua diversità e con la sua diversa frequenza può interagire e portare proprio il tassello che manca in quel posto. E il nome di questo quartetto Sandalphon, che si ispira all'arcangelo protettore dei musicisti, forse non è per caso, perché le forze angeliche probabilmente sono dei tramiti, no, armonici, che vengono dalla più remota lontananza dei mondi e ci portano informazioni per la nostra anima.